Stasera siamo qui per parlare del rapporto fra gli uomini e gli animali, soprattutto del rapporto che c'è tra le famiglie che hanno un cane, in questo caso lo chiamiamo Dandy Bay per gli esemplari, e una vita che sempre più ha bisogno di affetto. Io stasera parlerò poco, lascerò la parola a Giusy Branella. Quando si parla del rapporto fra animali e uomini, dovremmo interrogarci su qual è il ruolo e su quello che possiamo fare per renderlo sempre più stretto e soprattutto per creare quegli spazi adeguati nelle nostre città, in questo caso Giulianova, affinché chi risiede in questa città abbia la possibilità di vivere sempre più con questi animali meravigliosi, che abbiano gli spazi giusti per poter appunto stare in compagnia, per correre, per sgambare, e le condizioni migliori affinché appunto noi possiamo goderceli e possiamo farli stare meglio. E allora io mi interrogo su alcune cose. Intanto sul rispetto della città da parte dei proprietari dei cani. Noi questo lo dobbiamo fare. Lo dobbiamo fare perché molto spesso, non certo da lì, ma ci sono alcuni che non fanno sì che i nostri amici a quattro zampe rispettino l'ambiente. Allora tutti noi ci dobbiamo impegnare affinché quegli escrementi che troviamo in mezzo alla strada non ci siano più, e quindi ci dobbiamo attivare. Ma quello che noi abbiamo fatto in questi anni a Giulianova è stato qualcosa di inusuale per i progetti che vediamo in giro per l'Italia, e che ha creato in certi momenti tensioni che io ritengo non siano comprensibili, ma che nel corso del tempo si stanno rilevando solo dei momenti del passato, io spero, perché noi nel nostro progetto Giulianova 2020 abbiamo riproposto la spiaggia libera con accesso anche ai cani, che realizzeremo, ma soprattutto proponiamo qualcosa di più, perché noi proponiamo, e adesso qui è il momento di annunciarlo quello che faremo, un progetto che va oltre. Voi sapete che nella nostra città esiste la piccola opera Caritas, e su questo dovremmo lavorare affinché sopravviva a quell'opera che è stata portata avanti negli ultimi tempi, tesa a, come dire, a depotenziarla, a farla venire meno. Noi abbiamo una struttura che è unica, dove gli ultimi di questa società, grazie a Padre Serafino, hanno trovato una casa, un modo per avere una speranza, soprattutto le famiglie di questi nostri fratelli. Ebbene, noi pensiamo che una spiaggia attrezzata sia una spiaggia che preveda, così come noi realizzeremo nei prossimi anni, già da questo, una spiaggia attrezzata per la pet therapy, per quegli assistiti della piccola opera Caritas che potrebbero esserne i primi fruitori. Pensate che bello! Tutti quegli ospiti della piccola opera Caritas, coloro che vivono all'interno di quella struttura, che potrebbero, attraverso la pet therapy, io sono un ignorante in materia, poi magari ce lo spiegherai tu, Giusy, potrebbero trarre giovamento. Io una cosa la so per certo, e ve lo dico perché è un'esperienza personale. Mia madre 10 anni fa ha perso mio padre, è rimasta sola. Ebbene, mia madre ha ripreso il sorriso grazie a un cane. Io non ci credevo fino a 10 anni fa. È stato così, quel cagnolino, non so se sta qui, che le ha ridato la vita. E la terapia di un affetto come quello che può dare un animale, che poi noi parliamo di animali, questi sono esseri viventi che hanno più sensibilità di tanti uomini e di tante donne. E il beneficio che può generare un amico a quattro zampe è una cosa immensa.
Peraltro nella nostra società le famiglie sono sempre più numerose, le famiglie che hanno al loro interno uno o più cani, e quindi noi ci dobbiamo far carico di questo, e una società migliore passa anche attraverso un rispetto sempre più profondo fra chi ha un amico a quattro zampe nel proprio nucleo familiare e la società che ci ospita. E allora le strutture alberghiere. Noi parliamo sempre di turismo, no? Di qualità della vita, io vedo degli operatori turistici qui. Voi sapete che noi siamo stati un po' gli antesignani in questo campo, quando 2 anni fa abbiamo deciso di ubicare sul nostro arenile una spiaggia libera con accesso anche per i cani. Ebbene, sapete che di recente il Consiglio regionale ha varato una legge che è un po', devo dire, criptica, uso un eufemismo perché sinceramente forse dovrà essere rivista, però introduce degli elementi che noi avevamo già sperimentato, quasi tutti, sembra quasi che l'abbiano copiato dal regolamento della città di Giulianova che nel 2012, di cui noi già prima del 2012, di cui ci dotammo e che poi ci consentì di fare questo primo esperimento. E allora dico, oltre alla pet therapy che si potrebbe sviluppare con gli amici, prima di tutto degli ospiti della piccola opera, perché non pensare a quello che secondo me è un giacimento sotto il punto di vista turistico, cioè a far sì che tutte quelle famiglie o parte di quelle famiglie che vengono in vacanza nei nostri luoghi possano avere delle strutture che ospiti anche l'amico a quattro zampe. Noi sappiamo che nelle grandi città le famiglie quando vanno in vacanza debbono preoccuparsi, fortunatamente c'è anche chi non si preoccupa di questo, di come trascorrerà quel periodo di 15, 20 giorni, un mese l'amico a quattro zampe, perché molto spesso non si sa dove lasciarlo. Perché? Perché le strutture turistiche non hanno un'accoglienza per questi amici. Perché noi non possiamo pensare di sviluppare una convenzione, un protocollo d'intesa con alcune strutture? Oggi no, c'è anche la crisi profonda che non è che va soltanto ad aggredire i nostri redditi personali, quello delle nostre famiglie, dei nostri enti, dei comuni, ma soprattutto delle strutture alberghiere. E allora, perché non possiamo lanciare questa idea forte? Magari qualcuna di queste strutture, io con alcuni titolari di strutture devo dire che ho già parlato, però bisogna poi andare a formalizzare questa cosa. Se loro fossero d'accordo ad ospitare per un periodo dato, magari sperimentale, che può essere di una settimana oppure di un mese, gli amici a quattro zampe, oppure quelle famiglie che vengono in vacanza qui, potrebbe essere una idea forte per intercettare la domanda turistica. Pensateci, perché noi potremmo farlo attraverso, mettendo a disposizione la regione Abruzzo, perché nella legge regionale c'è questa possibilità, attraverso il sito della regione Abruzzo, quello del comune di Giulianova, facendo magari rafforzandolo e facendo questo spot pubblicitario. C'è la struttura alberghiera di, oppure non solo alberghiera, ricettiva, un campeggio di Giulianova che accoglie non solo i turisti ma anche i loro cani. Potrebbe essere, noi da queste idee forti dobbiamo ripartire. Ecco, noi di questo vogliamo parlare e di tanto altro. Nel nostro programma si parla di questo, grazie a chi si è impegnato in questa direzione quando era difficile farlo. Io di questo vi ringrazio, perché a volte gli scontri nascono anche da una mancata conoscenza delle questioni, ma noi siccome vogliamo affrontare tutto con la calma, il ragionamento, alla fine gli argomenti forti prevalgono rispetto a tutto il resto. E noi qui siamo a ragionare di questo. Vedete, alla fine, ecco, in questo progetto Giulianova 2020 c'è questo e tanto altro di cui vi parlerà adesso Giusi, che io ringrazio insieme a tutti quelli che con lei hanno lavorato senza
utilizzare né linguaggi violenti né atteggiamenti violenti, ma soltanto le idee forti. Oggi noi siamo in grado di farle camminare, di dare gambe forti. Noi stasera parliamo di Giusi e della lista nella quale lei si è candidata e che mi appoggia. Io ringrazio di questo tutti i candidati di questa lista che mi appoggia, perché crede che possiamo portare avanti delle battaglie di civiltà. Ce ne sono tante, stasera parliamo di questa, perché chi non riflette sul ruolo in questo caso dei cani, ma degli animali in genere, degli animali di affezione nella nostra società, forse non vive nella nostra società. Noi ce ne dobbiamo far carico e dobbiamo trovare gli strumenti migliori per dare la migliore accoglienza a loro. Io di questo vi ringrazio e ringrazio voi che stasera siete qui ad ascoltare queste proposte forti. Giusi, a te. Buonasera, voglio ringraziare il sindaco perché ci dà questa opportunità, ad a me, ma diciamo che rappresento e sono a nome di tutti quelli che hanno, no, lasciano con me, di quelli che convivono con un animale. Noi a Giulianova abbiamo censiti 3.000 cani, e registrati regolarmente, si calcola che la cifra totale sia molto di più e che quindi chi convive con un animale sia un 60% della popolazione giuliese, così come viene quindi rispecchiata la percentuale che è a livello nazionale. La maggior parte della gente ormai convive con un animale, che sia un cane, un gatto o un altro animale, ormai fanno parte della nostra famiglia. Sono elementi della nostra famiglia, spesso influenzano lo stato emotivo delle persone. La perdita di un animale, la perdita di un cane è al pari di un lutto, e così come la malattia di un animale viene vissuta in modo drammatico dai proprietari. Questo sta a indicare quanto è influente la loro presenza, quanto emotivamente ci coinvolge. E colgo lo spunto dell'argomento che ha appena trattato Francesco Mastromauro, della mamma che ha avuto un conforto affettivo dalla presenza del cane. Spesso si dice che gli animali sono una forma di compagnia per le persone sole. Si è visto invece che le famiglie hanno molte presenze di animali, quindi questo sta a indicare che, a prescindere dalla della solitudine che uno può sentire, l'animale fa parte integrante della vita di ognuno di noi. Si è visto anche quanto è importante nella crescita, dello sviluppo della psicologia infantile. Io ho fatto un progetto quest'inverno in una scuola, in un dopo scuola, e si è visto quanto i bambini siano presi dal rapporto con il cane, quanta influenza possa avere nel loro accrescimento e quanto sia importante nello sviluppo della loro autostima, così come hanno importanza nella vita delle persone che sono diversamente abili o che hanno problemi come i bambini autistici. Il progetto che verrà presentato nel programma di Francesco Mastromauro diciamo che è innovativo e rende questa spiaggia di nuovo unica, perché noi abbiamo anticipato la legge regionale di 2 anni. Diciamo che la legge regionale dava la possibilità ad ogni sindaco di individuare un tratto di area dove poter portare i cani al mare. Il nostro sindaco ha sfruttato questa occasione e abbiamo realizzato una spiaggia che ha avuto successo, tra tante polemiche, come qualsiasi cosa nuova nella società, nella vita di ognuno di noi, scatena delle reazioni impreviste perché magari rappresenta qualcosa di nuovo. Però resta il fatto che è stata una cosa innovativa che ha fatto emergere una problematica importante, tanto che il Consiglio regionale abruzzese ha portato all'attenzione proprio la nuova legge, e io mi sento di dire che grazie a noi che l'Abruzzo è passata da essere la regione più restrittiva con le leggi nei confronti dell'accesso degli animali nei luoghi pubblici ad essere una delle più innovative. Ora sinceramente dopo che
è stata portata avanti la mia, diciamo la nostra battaglia, perché poi al di là delle polemiche o delle cose che sono successe l'anno scorso, fondamentalmente io e Mastro Mauro abbiamo sempre lavorato con lo stesso obiettivo. Molti mi hanno chiesto come mai mi sono candidata nella lista di Francesco Mastro Mauro. Io faccio parte di una lista civica che sostiene la persona di Mastro Mauro, credo fermamente che sia una figura innovativa e ritengo che tutto quello che è successo nei mesi passati sia una normale evoluzione di quando un progetto è molto forte. Quindi anzi, io sono contenta di aver trascorso dei periodi di discussione, ma di essere riuscita a superarli per poter lavorare insieme. L'unico penso che sia probabilmente tra le collaborazioni più efficienti che ci possa essere, proprio perché c'è un confronto e alla base del confronto che si sviluppa il progresso. Mi fa piacere che ci sia questo nuovo progetto, che spero che anche questo venga non copiato, imitato, preso come esempio dalla Regione Abruzzo, perché nella legge è vero che c'è un grosso passo avanti, è vero pure che però non è stata considerata la presenza di diversamente abili. Quindi realizzare e cogliere l'occasione, diciamo che noi ci crediamo talmente tanto che diciamo che lo riteniamo assodata la presenza di un animale e di un cane in spiaggia, per cui oltre che attrezzarlo come precedentemente verranno dotate delle presenze ulteriori, la pet therapy con i pet partner e i pet operator, che sono figure che lavorano insieme al proprio animale e agli animali di bambini autistici o di diversamente abili, e questo sarà anche un modo per riservare degli spazi ai bambini in queste spiagge. Questa è un'altra cosa che non è prevista dalla legge regionale. Come diceva il Francesco, è una legge un po' enigmatica, dice tutto e non dice niente. Sicuramente è un grosso passo in avanti, sicuramente penso che l'esempio di Unica Beach abbia stimolato fortemente, anche perché a livello nazionale abbiamo smosso le acque, quindi forse magari, non so, il Consiglio regionale lo doveva nominare il nostro progetto quando ha varato la legge. Fare un ulteriore passo avanti è motivo di orgoglio. Sono sicura che si possa realizzare, così come è stato per la prima spiaggia libera con accesso anche ai cani. La possibilità di creare uno spazio, in fondo diciamo che questa legge regionale se il comune non indica i divieti, diciamo che quest'estate tutti potranno andare al mare con il loro cane. E noi vogliamo un tratto speciale lo stesso. Noi vogliamo che a Giulianova prima il tratto speciale fosse dedicato alle persone che hanno il cane. Quest'anno, visto che tutti i cani possono andare al mare, vorremmo che ci fosse un tratto speciale per i bambini e per i diversamente abili, anche perché, come diceva Francesco, abbiamo proprio la piccola opera Caritas, quindi penso che non ci possa essere occasione migliore di questa per poter fare un sodalizio o realizzare un progetto. Penso veramente che possa essere d'esempio anche a livello regionale. E per quanto riguarda l'aspetto turistico, va bene, il sindaco sicuramente è molto più ferrato e molto più preparato di me per quanto riguarda le strutture alberghiere. È una bella sfida poter dimostrare che delle strutture che magari sono in passivo, che non hanno fatto un tutto esaurito negli anni precedenti, possano avere una maggior visibilità proprio dal fatto che possono fornire servizi in più per nuovi turisti, quelli che sono appunto quelli che sono accompagnati dal loro cane.
Una cosa che, perché tanto il sindaco ha già illustrato insomma, quello che abbiamo intenzione di fare, diciamo che vorrei motivare la mia presenza nella lista, perché qualcuno dice i cani sono non sono importanti, ci sono problemi più importanti. I cani hanno una grossa importanza nella vita di ognuno di noi. In questo periodo politico in cui si sta scatenando veramente, non penso che sia una campagna elettorale quella che c'è ultimamente, penso che sia una guerra all'ultimo sangue. Mi sento di dire, io mi batto perché venga riconosciuta l'eguaglianza tra le persone e gli animali. Purtroppo, diciamo con rammarico, in questo momento mi sento di dire che dobbiamo prendere esempio dagli animali. Forse ci dovremmo anche vergognare di fronte agli animali, perché penso che l'uomo veramente sia l'animale più cattivo che c'è. Lo dimostrano le continue dispute, i continui litigi che ci sono tra forze politiche all'interno delle stesse forze, delle stesse liste e coalizioni. Per questo motivo, la mia decisione di sostenere Mastro Mauro perché lo ritengo una figura innovativa. La mia presenza, diciamo che la voglio mettere come un'occasione per chi ha gli animali e per chi ha a cuore la loro presenza nella loro vita per dimostrare che si può cambiare, si può cambiare, si può andare avanti e se c'è tanta acredine tra gli esponenti politici, probabilmente voi avete la possibilità quest'anno di dare una preferenza, io dico con il cuore, infatti ho fatto le bandane dove ho aggiunto il cuore. Molti dicono, ah, ma ci sono problemi più importanti, voi pensate agli animali. Affrontiamo appunto, affrontiamo tutti i problemi, diciamo questa cosa, che visto che c'è la possibilità di dare due preferenze, quest'anno quello che dico io, una diamola per amore, e questo è quello che mi sentivo di dire. Grazie a Giusy, grazie di cuore. Se ci sono domande, noi siamo a disposizione. Era importante perché avevamo paura che ci fosse la pioggia, invece ci sono tanti amici e tanti, soprattutto amici a quattro zampe. Se ci sono domande, penso che noi abbiamo esposto tutti gli altri punti, come diceva Giusy, che fanno parte del nostro programma e che affrontano i problemi, gli altri problemi che ci sono, quelli gravi del lavoro, del rilancio dell'occupazione, della migliore qualità del lavoro. Sono sul tappeto e ne parliamo tutti i giorni in tutte le iniziative. Oggi stiamo parlando di questa convivenza all'interno delle nostre famiglie, della nostra società, di questi meravigliosi esseri che sono i cani e soprattutto di quello che noi possiamo fare per rendere la nostra società migliore. Se ci sono domande siamo a disposizione. Altrimenti ci aggiorniamo ad altre iniziative, a quando poi daremo gambe a questi progetti che non annunciamo soltanto, ma che hanno già avuto dei prodromi per le ragioni che abbiamo già detto in questi anni. Siamo stati un po' i pionieri e vogliamo essere quelli che vanno ancora a innovare ulteriormente rispetto ad un segmento che è fondamentale, sia per l'economia con il turismo che possiamo implementare sia per la qualità della vita, perché tu prima parlavi, io ho ricordato mia madre, no? Io vedo mia madre che adesso dorme con il suo cagnolino, io vi dico che all'inizio quando aveva perso mio padre, con il quale viveva da 55 anni, era persa, adesso la vedo più, come dire, la vedo meglio ed è bello questo, quindi la pet therapy può essere un esperimento che noi possiamo adottare veramente per i diversamente abili, per le persone che hanno bisogno di ulteriore, come dire, di amore, 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 che spesso purtroppo non ricevono dagli esseri umani. Grazie a tutti. Grazie.